Bentornati adesso a Sagenzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Siamo a San Polo, siamo nella neonata salita Marco Pantani. Sì, siamo all'inizio della salita di San Polo che porta a Poggi. Oh, qui c'è stata l'inaugurazione della salita Marco Pantani il giorno prima dell'ardita con mamma Tonina, la mamma dell'indimenticato pirata, che tra l'altro nell'intervista che ci ha rilasciato spera di essere veramente vicino alla verità di quello che è stato l'omicidio di Marco Pantani, che di questo si tratta, e bisogna solo capire chi ha anche manipolato le famose analisi di Madonna di Campiglio, e da lì l'hanno fatto fuori dal punto di vista sportivo e poi l'hanno fatto fuori anche dal punto di vista purtroppo della sua vita. Ma perché siamo qui? Interessi particolari, le scommesse. Si è parlato di mafie, esatto. Sì, ma sicuramente ci sta. Ci sta assolutamente. Perché siamo qui? Perché il parroco qui di San Polo, Don Gabrielli Natale. Don Natale ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere di Arezzo dicendo che molto arrabbiato dicendo che questa intitolazione va cancellata, perché questa deve essere un luogo dove si ricorda sostanzialmente solo l'eccidio di San Polo, che già c'è già un, insomma, perché qui Marco Pantani ci è mai passato, ha detto. Marco Pantani, cioè, come dire, non è un nome legato al territorio. Esatto. Quindi due problemi. Uno, che è appunto Marco Pantani, diciamo, non è legato ad Arezzo. Secondo problema, che questo è un luogo che, come dire, deve essere solo destinato a ricordare l'eccidio, il terribile eccidio di San Polo. Tu come la vedi? Ma vedi, questa salita, da quando è stata fatta la tappa del Giro d'Italia, è stata un po' classificata a livello ciclistico una salita importante. Poi adesso l'ardita che l'ha ripresa per fare le sue manifestazioni, in effetti era una sala dimenticata, e con queste due, appunto, manifestazioni è stata veramente riqualificata, rivalutata e conosciuta da molta gente, che altrimenti molti non se la ricordavano neanche più. Quindi dal punto di vista ciclistico ha avuto un'importanza questo fatto. E intitolare a Marco Pantani è anche un riconoscimento verso un uomo che ha dato tanto allo sport italiano, che purtroppo è stato poi rovinato da tutto quello che erano gli interessi che stavano dietro al ciclismo. Quindi anche lui, bene o male, è un martire diverso sicuramente dai martiri di San Polo, una cosa completamente diversa. È vero, questa strada poi purtroppo il 14 luglio del 1944 è stata utilizzata per portare giù tutti i cittadini che erano stati rastrellati nelle zone qui dove si erano rifugiati, e alcuni poi sono stati, appunto, fucilati perché cadevano, non ce la facevano camminare, nel percorso per arrivare poi a Villa Cigliosi, dove è avvenuto poi la strage. Però sinceramente non ci vedo niente di scandalo. Io capisco Don Natale, che effettivamente sta qui, e non ti dico le problematiche che ci sono state per fare questo monumento, perché è stato lasciato e accantonato per anni, perché nessuno si prendeva la briga di spendere qualcosa per poterlo fare. Non so quanti interessi c'erano. E poi modestamente intervenni io e lo feci montare. Quindi Don Natale sa che io non ho avuto problemi e ho riconosciuto questa cosa, però Don Natale deve anche accettare quest'altra. Sicuramente è vero che non ci dice niente, ma è giusto riconoscimento per un atleta che ha dato tanto all'Italia, e questa strada è stata riscoperta dal ciclismo, quindi ci sta dare il nome a Marco Pantani, come ci sta sicuramente ricordare tutti questi martiri che purtroppo in quei giorni la percorsero per poi venire a essere sepolti vivi nella zona di Villa Cigliosi. Io penso che però, nel senso, questa targa non toglie nulla al ricordo dell'eccidio di San Polo, no. Anche perché c'è un monumento grande, esatto, che c'è scritto i nomi delle vittime. Esatto. Quindi non è che il luogo esatto dell'eccidio, questo, perché il luogo esatto dell'eccidio è giù a Villa Cigliosi. È stato fatto qui perché la gente è vicino alla chiesa, disponibilità del terreno, e in effetti il fatto è venuto giù. È vero, questa è stata percorsa
è stata percorsa da coloro i quali poi purtroppo sono dalla Villa Cigliosi. Però è anche vero che questa strada recentemente è stata percorsa da ciclisti e soprattutto dal Giro d'Italia, sì, che gli ha dato un giusto riconoscimento. Non è che aver messo questa targa toglie o fa un torto alla memoria, perché qui c'è un monumento, come dicevamo, insomma, abbastanza visibile, dove poi tutti gli anni si ricorda quello che è successo. Esatto. Quindi non vedo, ecco, il potenziale conflitto tra aver dato il nome a una salita e allo stesso tempo ricordare che questo è il luogo dove c'è stato questo terribile incidio. Ma ti ricordo, sicuramente questo viene fuori dal fatto che Don Natale sa quanto ha sofferto per fare questo ricordo. E quindi di conseguenza aver visto che in un battibaleno è stato fatto quest'altro sicuramente l'ha disturbato. Sicuramente. Beh, non è la stessa cosa, un conto è mettere una targa, un conto è fare un monumento. Non è proprio uguale. Però lui so quello che ha fatto. No, ma indubbiamente lo capiamo, lo comprendiamo dal punto di vista umano. E le critiche anche nel metterci anche il nome di un tedesco o qualcosa del genere. Quindi, vabbè, chiaramente sono sempre. So quello che è successo. L'ho vissuta. Ecco, sono questioni delicate e capiamo sia dal punto di vista umano, ma anche per essere uomo di chiesa, chiaramente è molto sensibile. Poi. Forse, non lo so, se c'è anche qualcosa, che il campione da una parte, magari alcuni aspetti finali della sua vita, quindi non lo so se c'è anche questo, se c'è una forma di contestazione anche, no, di alcuni aspetti finali della vita di Pantani. Comunque sta di fatto che è stato un grandissimo campione. Esatto. E che ha avuto veramente una fine tragica che merita giustizia, e nonostante le indagini archiviate, secondo quello che ci ha detto la mamma di Marco Pantani, Tonina, potremmo essere, anche se ho qualche dubbio essendo in Italia, perché su questi casi, grandi casi, si riapre le indagini, si richiude, si riapre, ma non si sa mai niente dei fatti clou, sì. Quindi non sono molto fiducioso, però sicuramente alcuni aspetti sono stati già chiariti, almeno dal punto di vista della verità. Poi arrivare ai responsabili penso sia abbastanza utopico. Tu mettiti nei panni di Pantani, per chi era e come è stato trattato. Esatto. Logicamente c'è da capire poi quello che è successo. Certo. Bene, dalla salita Marco Pantani di Poti, un saluto e ci vediamo domani. Ciao.